per tutte le violenze consumate su di lei, per tutte le umiliazioni che ha subito, per il suo corpo che avete sfruttato, per la sua intelligenza che avete calpestato e per l'ignoranza in cui l'avete lasciata, per la libertà che le avete negato, per la bocca che le avete tappato e per le ali che le avete tagliato. Per tutto questo, in piedi, signori, davanti a una donna. Emozione, pathos, ma anche divertimento è un messaggio rivolto a tutte le donne. Quando si fa squadra davvero, non ce n'è per nessuno. Questo, unito alla beneficenza in favore del Calcit, era lo scopo della prima edizione del concerto Tutto al femminile per amore delle donne, organizzato dalla FIDAPA di Arezzo grazie alla vulcanica presidente Paola Pompei, che ha messo insieme 14 talenti musicali aretini. Ad alternarsi sul palco Laura Falcinelli, Marzia Neri, Elena Goti, Deborah Giani, Ilaria Scatizzi, Diletta Moretti, Francesca Purpura, Alessandra Purpura, Monica Catinelli, Maria Assunta Gori, Elena De Toma, Benedetta Meschini, Antonella Angelucci e l'organizzatrice dell'evento Paola Pompei. Non solo musica, ma anche recitazione, grazie ai due straordinari attori aretini Carlotta Morelli e Uberto Kovacevic, che hanno alternato brani comici e drammatici. Allora aspetta che prendo le valigie. Le valigie? E gli effetti personali. Ma che effetti personali? Ma che è questa cosa gigantesca? Ma che cosa ci hai messo? Ho detto ma dobbiamo fare una fuga d'amore o un trasloco? Per tu cosa? Che scalafio che fai? Aspetta che prendo il biote. Non dare il biote. Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto Scudo del Calcit. La FIDAPA, con questa grande manifestazione, apre un 2016 ricco di eventi. La città ha risposto molto bene, siamo veramente molto felici. C'è stata una grande rete di collaborazione, di aiuti nell'organizzazione, nella diffusione della notizia. Siamo veramente molto molto contente, molto. Sì, tutta la FIDAPA è veramente si è prodigata per la riuscita di questa manifestazione. Questo è uno dei grandi eventi per la FIDAPA. Ma non sarà l'unico. Esatto, no, assolutamente, abbiamo molte altre cose in progetto, specialmente una campagna molto importante che faremo a cavallo di ottobre-novembre, di cui poi daremo ampia diffusione, che riguarda appunto tutte le iniziative che il Nazionale ha preso per fare della FIDAPA, che è un movimento d'opinione, un movimento sempre più forte, più saldo.